Buonasera a tutti amici telespettatori, dal vostro Fabrizio Catullo. Eccoci alla nuova puntata di Abruzzo Up. Oggi parliamo di un argomento che, come al solito, è di grande supporto allo sviluppo dell'economia locale e abruzzese, quindi. E parliamo della internazionalizzazione, proprio perché le imprese abruzzesi, per potersi meglio sviluppare, hanno bisogno, ora come mai, data la crisi che attraversiamo, di cercare di esportare di più, di cercare di trovare nuovi mercati all'estero. Beh, cosa c'è di meglio che avere dei professionisti che possano consigliare le nostre imprese su quali sono le strategie migliori, quali sono le tecniche migliori per poter internazionalizzarsi, cioè per poter quindi meglio esportare o per poter addirittura produrre all'estero. Perché produrre all'estero non è necessariamente un fatto negativo perché, come si pensa sempre, toglie lavoro alla parte, diciamo, locale dell'economia. In realtà spesso, quando si tratta di una produzione portata all'estero per aumentare il volume e far crescere l'azienda, questo vuol dire più posti di lavoro anche a livello locale, quindi non necessariamente va demonizzata l'esportazione di produzione all'estero, ma lo vedremo meglio proprio con i nostri ospiti. Intanto vi do soltanto una informazione più di carattere numerico, finanziario. Pensate che la Ernst & Young, una nota società di ricerca nel campo appunto delle ricerche di mercato, della finanza e dell'industria, ha rilevato recentemente, in uno studio recente, che nell'area del Mediterraneo, quindi quella che ci interessa, l'area del Mediterraneo, del Golfo, del Medio Oriente, questa grande macro regione, è quella a più alto potenziale di sviluppo nei prossimi 10 anni. Questo addirittura, pensate che ha avuto negli scorsi 5 anni, ha avuto un investimento diretto. Investimenti diretti sono quegli investimenti che gli stati esteri fanno in una determinata regione, in una determinata area, ha avuto un investimento negli ultimi 5 anni di 10 miliardi di dollari, quindi una cifra davvero ragguardevole, e promette di essere ancora così, con questo trend. Beh, parliamone appunto di questo e degli argomenti legati con i nostri ospiti. Ve li presento subito. Sono il dottor Labricciosa, buonasera dottore, che è il direttore del Polo Abruzzo Italy, polo di innovazione proprio concentrato, incentrato sulla innovazione nell'ambito dell'internazionalizzazione delle aziende abruzzesi, e con il dottor Ronchitelli, che è il membro del CDA, sempre di Abruzzo Italy, di questo polo di innovazione, ma è anche presidente di Terra Sana, un polo, diciamo, che unisce un'associazione, che adesso ce ne parlerà lei più diffusamente, un'associazione che unisce imprese del settore biologico. Intanto volevo iniziare col dottor Labricciosa. Dottore, lei quindi come direttore del polo di innovazione appunto Abruzzo Italy, che dovrebbe aiutare, come dicevo poc'anzi, le imprese abruzzesi a svilupparsi all'estero, a internazionalizzarsi. Ecco, ci vuole parlare un pochino di qual è la vostra attività, cosa fate, in cosa consiste? Grazie. Allora, buonasera. Il Polo per l'internazionalizzazione delle imprese abruzzesi nasce da un bando regionale che ha dato la possibilità a delle aziende che si erano messe insieme per poter fare internazionalizzazione e si erano messe insieme nella forma di consorzio. Circa 2 anni fa questo consorzio ha partecipato a un avviso regionale per la costituzione dei poli di innovazione, che sono 14 in tutto per diversi settori, e per quanto riguarda queste aziende si scelse di candidarsi a un polo che rappresentasse le aziende nell'ambito del settore internazionalizzazione, quindi un polo, un settore abbastanza trasversale, quindi dove le aziende che hanno partecipato alla costituzione e che comunque continuano a iscriversi sono di più settori, quindi abbiamo una bella buona partecipazione di aziende alimentare, dell'arredamento, del commercio, della costruzione, del design, piuttosto che della chimica, della moda. Quindi che sono circa più di 70 aziende raggruppate per questi settori che hanno quindi prodotto questa candidatura alla regione, e la regione ha riconosciuto questo dominio dell'internazionalizzazione.
La regione ha dato anche la possibilità, tramite un finanziamento europeo, il PORFESR, l'ultimo, diciamo, non quello che deve essere ancora pubblicato, ha dato la possibilità di cofinanziare delle attività al progetto internazionalizzazione. Mi spiego meglio. Il fondo deve essere cofinanziato al 50% delle aziende poliste per sviluppare progetti verso l'internazionalizzazione. Quindi internazionalizzazione, che cosa intendiamo? Abbiamo aziende che si sono messe insieme per sviluppare, diciamo. Ecco, spieghiamo meglio al nostro pubblico, che spesso non è un tecnico, diciamo, del settore, che cos'è effettivamente il polo in generale e in particolare quello suo dell'internazionalizzazione. Cioè, cosa fa? Che differenza c'è fra associarsi fra un po' di imprese così e fare un po' di gruppo e un polo di innovazione? Che differenza c'è? Allora, il bando regionale che ha istituito i poli in Abruzzo ha dato la possibilità alle aziende che si costituivano in consorzio, almeno 40 aziende, minimo 40 aziende, ha la possibilità di mettersi insieme e avere anche un contributo per poter sviluppare determinate attività. Questa prima fase, diciamo, legato alla start-up del polo, quindi ogni polo ha avuto questo primo finanziamento per costruire la struttura polo, quindi per munirsi di una sede, per munirsi di tecnici che potessero supportare le iniziative e le aziende e soprattutto per poter innovare in quel settore. Quindi noi, in merito a questo, abbiamo sviluppato insieme alle aziende e stiamo sviluppando diversi progetti. Progetti che riguardano ricerche di mercato, diciamo, su diverse aree mondo e diversi settori, in quanto siamo trasversali. Quindi la vostra attività, diciamo, prevalente, possiamo dire che è la ricerca di mercato, per il mercato estero, insomma, le ricerche di mercato estero. Diciamo, sì, questa è una delle nostre prerogative, però abbiamo progetti che fanno questo in maniera diversa, magari partecipando a degli eventi fieristici, piuttosto che a missioni economiche, piuttosto che attività incoming, dove portiamo dei buyer in Abruzzo e le aziende possono fare incontri B2B direttamente qua in Abruzzo. Diciamo il livello oggi, diciamo, di internazionalizzazione in Abruzzo, diciamo che ha delle aziende importanti che sono internazionali e che non hanno sicuramente bisogno magari di appoggiarsi a una struttura come il polo. Però è interessante anche che ci siano, per essere così da maestre in quelle che oggi le aziende più piccole, PMI, che oggi si affacciano o che comunque avevano già in qualche modo iniziato a lavorare all'estero, vista anche la crisi che ci ha portato comunque in questi ultimi 5-6 anni a guardare di più verso l'estero, e ci ha dato anche una leva in più per poter aggregare le aziende. Quindi il tema internazionalizzazione, come le diceva all'inizio, è un tema molto importante, molto sentito, e quello che noi ci siamo messi in mente di fare è quello di dare una mano alle aziende che oggi non hanno, magari hanno approcciato poco l'internazionalizzazione, e magari facciamo spesso dei workshop per dare anche una formazione all'imprenditore, all'addetto che magari poi si occuperà di export o comunque quella figura che oggi così va molto di moda, è molto importante per l'azienda, l'export manager. Quindi, diciamo, tutte queste iniziative che per chi è ancora all'inizio, creano un primo interesse e una prima attività, diciamo, per rendersi conto di come funziona l'internazionalizzazione. Quindi è un ottimo catalizzatore, diciamo, per chi volesse, per le imprese, diciamo, che non hanno una propria struttura per l'export, perché sono piccoline magari e vogliono approcciarsi a questa internazionalizzazione. Ecco, loro forniscono questa consulenza, questa formazione, questi aiuti, quindi, diciamo. Quindi questo aiuto, tra virgolette, che la regione tramite la regione eroga ai poli, dà la possibilità di fare questi progetti che poi diventano patrimonio del consorzio, certo, e quindi utilizzabili, visionabili e studiabili da tutte le aziende poliste, certo, ma anche oltre, cioè anche le aziende abruzzesi che volessero fare richiesta di uno studio fatto, certo,
noi porteremo a conoscenza, diciamo, dei risultati, degli studi, degli output Perfetto. Avuti da missioni, dagli studi. Si diffonde, diciamo, l'informazione, da quella cultura che si è creata all'interno. La mission è proprio questa, di creare strumenti per l'internazionalizzazione. Perfetto. E invece al dottor Ronchitelli volevo chiedere, lui è un esperto del settore biologico, proprio perché abbiamo detto è presidente di questa associazione del settore biologico, Terrasana. L'internazionalizzazione è particolarmente in questo momento puntata sul settore biologico, perché il biologico è uno dei pochi settori, amici, che va ancora fortissimo, nonostante la crisi che ha travolto un po' tutto. Il biologico, a quanto pare, ha tenuto abbastanza bene, soprattutto quello italiano, e ha delle prospettive ottime di sviluppo. Ce ne vuole parlare un pochino? L'internazionalizzazione per le aziende agricole e agroalimentari abruzzese è fondamentale, soprattutto in questo ambito, perché il mercato interno, il calo dei consumi dei mercati interni ci ha spinto sicuramente a trovare nuovi canali commerciali. Quindi come azienda oggi abbiamo le difficoltà di organizzarci e internazionalizzarci per essere competitivi all'estero. In particolare un settore che per fortuna da diversi anni sta mantenendo dei trend di crescita sempre costanti, 10-15% ogni anno, è quello biologico. E l'Abruzzo è la quinta, sesta regione a livello nazionale ad avere aziende bio. All'incirca sono circa 1700 aziende agricole biologiche, circa un 160 di trasformatrici, quindi che trasformano e commercializzano con un proprio marchio. E io in particolare rappresento un'associazione di produttori e trasformatori biologici, siamo circa una settantina di aziende, abbiamo partecipato a vari bandi per la promozione, soprattutto utilizzando il vecchio PSR, e abbiamo colto al volo come associazione l'idea di consorziarci con altre imprese e quindi internazionalizzarci facendo rete con le aziende del territorio. Che non siano solo appunto legate all'agroalimentare, ma che siano legate alla moda, che siano legate all'automotive locale, quindi Abruzzo, far conoscere l'Abruzzo all'estero. Perché il biologico ha successo? Perché fondamentalmente è uno dei pochi settori, al netto di tutte le varie truffe che purtroppo anche nel nostro settore ci sono, di un prodotto certificato e quindi rientra nel discorso della filiera tracciata dall'inizio alla fine. Quindi questo già al consumatore dà una sicurezza in più. C'è un discorso ambientale e quindi legato a una salubrità del prodotto notevole. E quindi questa ancora di più soprattutto si riscontra questa importanza e questo avvicinamento a questo settore nella zona del centro e nord Europa, oltre che America, eccetera. Quindi effettivamente i nostri mercati non sono più legati al locale, siamo legati molto di più all'estero, all'internazionalizzazione. Il problema rimane la dimensione delle nostre aziende, che sono ancora piccole e non competitive con i grossi colossi. Noi abbiamo l'obiettivo, sia come associazione Terrasana Abruzzo, ma anche come polo, quindi come Abruzzo Italy, di aggregare le aziende, quindi di presentarci con di fare massa, diciamo, per poter meglio accedere ai mercati esteri. Perché con la massa critica si riesce a saltare diversi passaggi intermedi che portano via valore agli agricoltori. Quindi, come ad esempio immagino gli intermediari commerciali, no? Gli agenti o le agenzie. Ogni passaggio si stima un 30% in più, quindi il di costo. Quindi lo svantaggio è per l'agricoltore e per il consumatore. Attraverso queste aggregazioni di prodotti, quindi questa figura unica che si interfaccia con il compratore, diciamo con il... Quindi voi avete anche quindi delle strutture fisiche all'estero che vi rappresentano, che quindi fanno da intermediari? In questo caso no, stiamo naturalmente cercando situazioni che ci permettano di avere, non responsabili, perché fondamentalmente l'associazione Terrasana non è un'associazione commerciale. Fondamentalmente le aziende sono poi libere
di agire per proprio conto, avendo però avuto il contatto tramite Terrasana, che partecipa a fiere, che partecipa ad eventi, che organizza dei B2B con importatori e buyer. Quindi è una funzione organizzativa per il momento. Noi svolgiamo per il momento questa funzione organizzativa. Ho capito. Perfetto. Siccome per fare tutto questo, amici, c'è bisogno non solo di organizzazioni come quelle dei nostri ospiti di stasera, che aiutino le imprese, soprattutto, come hanno già detto, piccole e medie, ad accedere a mercati esteri, che sono mercati ovviamente per definizione più complessi perché appunto lontani, ma c'è bisogno anche di finanziamenti, di aiuti economici, perché tutto questo costa. Beh, l'Europa, come al solito, voi sapete benissimo che offre tante opportunità finanziarie alle aziende degli Stati membri, fra cui appunto certamente anche l'Italia. Fra le tante opportunità ci sono proprio quelle rivolte alla internazionalizzazione. Ce ne parla nella sua rubrica Giulia Pelliccia. Prego. In Europa con Giulia Pelliccia per parlare di imprese, aziende, attività e mercato europeo. E allora, internazionalizzare le proprie attività, un mercato globale, quanto è importante per le imprese? Beh, importantissimo, come sottolineato anche nella relazione del Garante per le micro, piccole e medie imprese, trasmessa lo scorso febbraio al Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Garante è una figura istituita con legge, la legge 180 del 2011, ha il compito appunto di assicurare la libertà, diciamo, di il libero mercato per le imprese e tra l'altro è responsabile dell'attuazione dello Small Business Act, che è la comunicazione della Commissione europea volta proprio a favorire un ambiente imprenditoriale a misura di piccola impresa. Ebbene, in questa relazione emerge proprio l'export come unico fattore di vitalità in un anno pesantissimo, l'anno di riferimento di questa relazione, il 2013. Quindi l'export, che vede le produzioni tipiche del Made in Italy, le filiere italiane del Made in Italy, spostarsi verso riorganizzate appunto con un uso più massiccio delle tecnologie e chiaramente della manifattura, della qualità. Quanto è difficile affrontare il mercato estero? Perché parliamo di imprese, in questo caso poi noi ci concentriamo sempre sull'Abruzzo, perché questi sono consigli per le aziende del territorio. Perché è complicato entrare nel mercato estero? Sicuramente perché, come abbiamo detto e ripetuto più volte, diciamo il sistema delle piccole e medie imprese, delle micro piccole e medie imprese, si compone appunto per la stragrande maggioranza di micro imprese, di imprese piccolissime, quindi su un totale di più del 98% delle imprese europee sono piccole e medie imprese. Di queste ben il 92% sono micro imprese, cioè imprese con meno di 10 dipendenti, e questa, badiamo bene, è una realtà che riguarda non solo l'Abruzzo, ma riguarda l'intera Italia, dove dei quasi 4 milioni di imprese extra-agricole appunto il 95% sono microimprese, e riguarda anche l'Europa, per cui è chiaro che per delle imprese così piccole le politiche pubbliche efficienti fanno sicuramente la differenza, insomma, anche perché è proprio da queste piccole imprese che è venuta una forte contribuzione all'export dell'Italia, del sistema paese nel 2013. Ben il 54% dell'export è stato fatto proprio da queste piccolissime imprese. Si parla di crisi, e allora si parla anche del fatto che l'esportazione può diventare la panacea di tutti i mali, può essere un'alternativa alla crisi, è vero? Sì, nella relazione del Garante si fa riferimento all'export quasi come un'alternativa alla crisi, quindi queste aziende che diciamo si avventurano verso i mercati internazionali non più come episodi isolati, ma con un'azione più di sistema e soprattutto come alternativa ai mercati interni stagnanti. E questo documento del Garante delle piccole e medie imprese
imprese, micro, piccole e medie imprese, si delineano quelle che sono le politiche pubbliche che il governo e a cascata i governi regionali devono mettere in pratica per appunto sostenere l'esportazione. Come vediamo, appunto, viene indicato un miglior coordinamento delle iniziative promozionali per l'export, e questo vuol dire riorganizzare l'Istituto Nazionale del Commercio Estero e aver istituito già una cabina di regia per l'internazionalizzazione. Poi che cosa si vuole fare? Si vuole accrescere la selettività delle aree geografiche che sono il target delle nostre esportazioni, per capire ove conviene concentrare le risorse, quindi proprio stilare dei piani pluriennali di promozione paese. Ancora bisogna appunto puntare sui servizi innovativi, questo che vuol dire introdurre ad esempio azioni come quelle che si sono viste nel Nord Italia del temporary export management, affiancare cioè con un sostegno pubblico in queste piccolissime imprese delle figure altamente qualificate che possano dare, magari con una risorsa interna junior da formare, che possano dare appunto un primo contributo all'avvio delle attività di esportazione. Ancora sostenere l'apertura di punti di servizio e presidio in paesi particolarmente importanti per il nostro export, e mutuare buone pratiche come quelle evidenziate in Francia e Germania per quanto riguarda l'integrazione degli strumenti per il finanziamento delle esportazioni con quelli per l'assicurazione e riassicurazione dei rischi legati poi alla presenza delle nostre imprese sui mercati esteri. Il famoso modello di Export Bank, ad esempio, il POR Abruzzo prevede un obiettivo che riguarda il miglioramento del rapporto banche-imprese, e si dice che devono essere pensati tutti gli strumenti quanto si renda necessario per migliorarlo. Questo potrebbe essere appunto uno spunto, quindi l'Export Bank previsto dal nostro POR Abruzzo. Ancora entrare nelle supply chain globali, quindi migliorare le piattaforme logistiche e distributive, e sostenere format distributivi innovativi, il modello di Italy che tutti conosciamo. Ancora creare, magari destinando dei fondi pubblici gestiti dalla Simest, delle trading company per sostenere appunto le produzioni tipiche del Made in Italy. E tutte queste azioni che hai nominato sono sempre in linea con le politiche europee? Allora sì, innanzitutto è importante fare una precisazione: mentre la politica industriale è condivisa dagli Stati membri con la Commissione europea, ma rimane di competenza esclusiva degli Stati membri, l'opposto avviene per la politica commerciale. Quindi in materia di politica commerciale l'Unione europea ha la competenza esclusiva, quindi la Commissione europea rappresenta gli Stati membri nelle transazioni, diciamo, negli accordi commerciali con l'estero, cioè con i paesi extra Unione Europea. E per fare un esempio pratico, ecco, negli accordi bilaterali e multilaterali noi siamo rappresentati dalla Commissione Europea. Recentemente, lo scorso 25 aprile, è stato firmato a Washington dall'appunto rappresentante della Commissione Europea, della Direzione Generale Imprese, e da un rappresentante del Dipartimento del Governo statunitense per il Commercio, un accordo che prevede il mutuo riconoscimento dei cluster. È una notizia importante perché sappiamo queste piattaforme di imprese, anche noi abbiamo i poli di innovazione, tante volte abbiamo detto quanto sia importante prevedere che questi poli vengano comunque immessi in discorsi di piattaforma europea, di networking europeo. Ebbene, anche con gli Stati Uniti adesso l'Unione Europea ha siglato un accordo di mutuo riconoscimento dei cluster, dell'importanza dei cluster. I passi successivi saranno appunto gli incontri bilaterali tra le piccole e medie imprese, le azioni di sostegno per la ricerca dei partenariati, per lo sviluppo, diciamo, delle tematiche di interesse, eccetera. Quindi in tema di commercio non sono gli Stati membri a decidere, si può dire che è sempre la Commissione europea? Sì, infatti è proprio dalle politiche previste dalla Commissione europea in materia di appunto penetrazione dei mercati esteri che bisognerebbe partire. Quando abbiamo letto ad esempio nelle politiche pubbliche previste dal nostro governo l'apertura di punti e presidi nei paesi emergenti o nei paesi di interesse, non bisogna scordare che si deve partire dai punti e presidi già aperti dalla Commissione europea in rappresentanza di tutte le imprese dell'Unione. Noi abbiamo, diciamo, c'è una
Abbiamo già parlato dei servizi della Commissione Europea per l'internazionalizzazione, per chi volesse rivederli nel dettaglio c'è una puntata appunto nominata Servizi per l'internazionalizzazione scaricabile sul canale YouTube di TV6. Velocemente vediamo, avevamo detto che la Commissione Europea quindi dà assistenza qualificata in materia di diritti di proprietà intellettuale e brevetti e lo fa addirittura anche in determinate aree geografiche. Allo stesso tempo sono stati aperti appunto dei centri di sostegno all'impresa in determinate aree geografiche emergenti, e parliamo quasi sempre di Cina, Asia. Addirittura avevamo visto che con il centro appunto presente in Giappone era addirittura possibile per le imprese europee, quindi anche per le microimprese italiane, prenotare diciamo uno spazio logistico gratuito a Tokyo, quindi poter usufruire per periodi di tempo determinati di uno spazio logistico gratuito. Analogamente addirittura è possibile far finanziare gratuitamente programmi di formazione per le proprie risorse destinate all'esportazione, questo l'avevamo visto sia per il Giappone sia per il Sud Corea. Quindi, in ultimo c'è sicuramente il portale della Commissione Europea appunto per l'internazionalizzazione, che come vediamo in un click dà la possibilità di accedere a tutti quelli che sono i servizi localizzati nei paesi di interessi, quindi servizi istituzionali e non, e tutti i collegamenti agli altri servizi della Commissione Europea in materia di internazionalizzazione. Allora dicevamo, le politiche pubbliche nazionali e regionali comunque si devono muovere in sinergia con quelle comunitarie. Eh sì, sicuramente, proprio per ottimizzare. Cosa importante, noi segnaliamo sempre un bando a fine del nostro intervento questa settimana, Giulia? Sì, questa settimana, visto che siamo in tema di Expo, oggi si apre l'Expo, vogliamo segnalare una iniziativa di internazionalizzazione all'interno di Expo 2015. Mostriamo la slide e cosa succede? Che proprio la Commissione Europea, per rimanere in tema di Europa, Direzione Generale, Mercato Interno, Piccola Media Impresa, assieme alla Promos, Azienda Speciale per le Attività Internazionali della Camera di Commercio di Milano, organizza degli incontri business to business gratuiti tra aziende europee e aziende di Cina, America Latina, Caraibi, Giappone, Africa subsahariana, Sud-Est asiatico, Stati Uniti e Canada, in determinati settori che vedete sono questi elencati nella slide: agroindustria, energie rinnovabili, biotecnologie. Il sito attraverso il quale registrarsi è quello che vedete appunto in sovraimpressione sulla slide. Il primo evento è previsto per il 6 e 7 maggio 2015, dedicato ai paesi euro-mediterranei, e già fissato il calendario per tutti gli altri paesi, quindi mi sembra un'ottima opportunità. Allora io ringrazio tantissimo Giulia Pelliccia per il suo intervento anche questa settimana, e poi in Europa torna la prossima settimana. Grazie. Eccoci qui di nuovo in studio. Bene, dottor Labriciosa, parlavano appunto dell'estero, dei rapporti fra non solo il problema dell'internazionalizzazione, che è quello che stiamo trattando nello specifico questa sera, ma proprio il discorso di legarci come poli, come aggregati d'impresa, ad altri aggregati d'impresa all'estero, perché più si scambiano informazioni, più si collabora e più si sviluppa un commercio vivo tra i vari stati. In questo senso il polo che lei rappresenta, il polo appunto Abruzzo Italy, che cosa sta facendo in questo senso? Come collabora con altri stati o con altri cluster, altri gruppi di imprese di altri stati? Allora, come dicevo prima sul discorso dei progetti, noi abbiamo inserito nella programmazione diversi workshop. Uno di questi ha riguardato appunto Horizon, i bandi Horizon, e quindi la possibilità delle aziende abruzzesi di presentare progetti sia in forma individuale che in forma associata, e quindi utilizzando anche la leva dei contatti che il polo ha con le altre aree europee. E sempre come polo internazionalizzazione abbiamo partecipato anche a una call, la prima call del progetto COSME, quindi interessando cluster bulgari,
due cluster italiani, il nostro, e un altro cluster europeo che adesso purtroppo non mi sono occupato io, non ricordo di quale area, diciamo di quale nazione. E tutto questo, giustamente, il discorso Polo ha creato, oltre a questo vantaggio, diciamo, di partecipare a progetti e vedersi in parte questo recupero, diciamo, di un minimo di risorse, ha dato la possibilità alle aziende soprattutto di mettersi certo. insieme, e già il discorso di così aprire un po' gli orizzonti anche in Abruzzo, perché molti imprenditori sono conosciuti all'interno dei poli, all'interno dei poli, e quindi ha risposto anche loro in forma, diciamo così, in forma di rete a dei bandi, e questo è avvenuto grazie a quello che è stato l'aggregarsi all'interno di un polo. Faccio un esempio, aziende del settore, diciamo così, del mobile, che non sarebbero riuscite a rispondere a un bando degli Emirati, conosciutesi all'interno di un aggruppamento, di un polo, hanno potuto rispondere a prescindere dal polo a questa fornitura, bello. E hanno fatto una fornitura di diversi milioni grazie a queste, diciamo, questo è molto interessante. Ne continuiamo a parlare tra un attimo, adesso devo lanciare la pubblicità, prego. Eccoci qui. Bene, sempre continuando, dottor Labriciosa, su questo argomento interessantissimo, e cioè come in effetti abbiamo visto che i cluster, quindi i gruppi di impresa, come vi ho detto tante volte in questo programma, amici, questi gruppi di impresa che sono fondamentali per aiutarsi a vicenda all'interno delle imprese a svilupparsi, come hanno in effetti trovato delle prime soluzioni importantissime. Un esempio era quello con gli Emirati Arabi che ci stava facendo il dottor Labriciosa. Ecco, può per esempio spiegarci meglio, spiegare al nostro pubblico in effetti come funziona, da che cosa nasce, da che cosa, diciamo, nasce il vantaggio di questa sinergia? Perché si crea una sinergia tra imprese o tra cluster? Allora, il vantaggio nasce soprattutto dal fatto di conoscersi. L'imprenditore abruzzese è rimasto, ma immagino l'imprenditore italiano in generale, è rimasto un po' così negli anni da solo, e solo oggi con queste aggregazioni ha avuto modo di confrontarsi all'interno di un'assemblea, diciamo, dei soci, e con altri possibili, diciamo, anche competitor. Però qual è stato il vantaggio? Che il fatto di essere piccole e medie imprese dà la possibilità oggi, conoscendosi meglio e relazionandosi in maniera anche costruttiva, perché non è detto che se dobbiamo rispondere a una gara da una parte del mondo c'è bisogno tanto di un determinato oggetto o un determinato prodotto. Diciamo che comunque poi c'è la varietà del prodotto e dell'oggetto, come può essere nell'ambito del food, che si può rispondere con più prodotti, magari possono essere dalla pasta al vino all'olio, e quindi aziende all'interno del nostro polo sono così abbastanza, non sono tantissime, e quindi si possono mettere insieme. Ma anche dal discorso, come dicevo prima, del mobile, non è detto che c'è bisogno di un mobile che fanno tutti quanti allo stesso modo, cioè magari c'è bisogno del mobile d'ufficio piuttosto che del mobile da cucina, piuttosto che del mobile russo. Facciamo l'esempio del mobile, dove potrebbe nascere il fatto che ad esempio un'azienda abruzzese fa un mobile di un certo tipo magari un'altra del cluster, di un altro cluster ad esempio straniero, che si associa al nostro, produce ad esempio dei componenti di quel mobile. Potrebbe essere questa una sorta di sinergia? Diciamo sì, cioè non parliamo di associazione, però parliamo comunque di sinergie che si creano tra i diversi cluster a livello europeo e mondiale, che comunque è quello che stiamo oggi anche favorendo, e dando la possibilità di compensarsi in qualche modo, cioè di avere magari quella parte, diciamo, di quel prodotto che magari noi in Italia non riusciamo più a produrre magari per i costi più alti o per altri motivi, quindi poter in qualche modo avere questa sinergia di produzione. Ma non solo questo, anche il discorso di poter collaborare per avere un prodotto che oggi, quello abruzzese, ma quello italiano in generale, è molto richiesto a livello mondiale, e quindi poter in qualche modo indirizzare poi la vendita. Avendo contatti in diverse parti del mondo, si può con questa sinergia avere più opportunità rispetto a quello di rimanere da soli, confinati magari nel proprio stabile di produzione. Certo. Bene, dottor Ronchitelli,
Volevo chiederle, lei prima ha parlato di, intanto delle grandi potenzialità che ha il biologico, il settore quindi biologico in Abruzzo e in generale a livello mondiale, perché sta andando molto forte. Ma in più in generale, partendo anche da quello che è successo per il biologico, che ha avuto una grande affermazione, lei diceva prima, proprio anche perché è certificato, è un prodotto che ha una certa, offre una certa garanzia al consumatore, cosa che non offrono prodotti, diciamo, ordinari. Il biologico viene, sapete amici, certificato proprio da enti riconosciuti a livello statale e anche internazionale, fra l'altro, perché lo stesso ente, ad esempio, di certificazione italiana del biologico, uno dei vari enti, ha poi legami con i corrispondenti enti degli stati esteri. Quindi è qualcosa di certificato di cui il consumatore si fida e quindi è più propenso all'acquisto. Quindi il marchio. Ecco, parliamo di modelli di internazionalizzazione. Cioè, come favorire lo sviluppo e l'internazionalizzazione? Uno è la prova vivente, è il fatto del biologico che ha un marchio riconoscibile. Su questo tema, sul problema dei marchi come elemento di penetrazione dei mercati esteri e altri modelli che lei magari ha in mente su come sviluppare al meglio il mercato estero. Sul discorso del marchio, sul discorso dell'agroalimentare, noi abbiamo il marchio nostro, cioè Made in Italy. Questo è fondamentalmente per noi il brand che dobbiamo ad oggi promuovere, tutelare, conservare e soprattutto difendere dagli attacchi esteri. Basta pensare che nel mondo l'Italian Sound, cioè tutto quello che copiano il marchio italiano agroalimentare, si attesta su 50 miliardi di euro. 50 miliardi di prodotti falsi che vengono spacciati per italiani e non lo sono. E pensate quanto mercato rubano, no, alla nostra economia. Questo da solo rappresenterebbe quasi un patrimonio sprecato ogni anno, che a rimetterci poi sono fondamentalmente i nostri produttori e le nostre, coloro che gravitano all'interno dell'agroalimentare. Quindi la prima cosa non è neanche creare nuovi marchi, nuovi brand, ce l'abbiamo ed è... Penso che poi sia stata fatta recentemente un'analisi sui brand, il Made in Italy penso si attesti fra il secondo e il terzo marchio più famoso nel mondo, quindi l'abbiamo già, non dobbiamo inventarci niente, noi dobbiamo solo tutelarlo, utilizzarlo ed essere veramente coesi per la promozione di questo marchio che ci deve essere poi... messo tutto in sinergia, dicevamo, l'agroalimentare ha una sua importanza, ma l'agroalimentare non vive senza il turismo, cioè legare l'agroalimentare al turismo o a, ad esempio, altri marchi come la moda, cioè legare tutto il brand Italia e promuoverlo tutto insieme. Quindi ad esempio negli anni 50, faccio sempre un esempio classico, una delle di quello che ci ha dato il modo per fare il famoso boom degli anni 60, ad esempio, è stato il cinema. Il cinema con i vari film che si facevano in Italia hanno praticamente fatto conoscere al mondo la bellezza del nostro patrimonio turistico, eccetera, agroalimentare. E questo, per esempio, deve essere uno dei canali verso cui dobbiamo tendere per ritornare a promuovere il nostro prodotto, cioè far vedere che noi siamo diversi dagli altri, cioè noi siamo non possiamo essere replicati. Esatto. Quindi questo deve essere il nostro obiettivo di marketing come Nazione Italia nei prossimi anni. È normale, cioè dovremmo assolutamente farlo, altrimenti non... Giustissima, questa cosa la condivido personalmente moltissimo. Abbiamo un marchio potentissimo, come diceva il dottore, è il secondo marchio del mondo come potenzialità, come capacità, come vendita. Quindi cosa c'è di meglio che invece di creare nuovi marchi sviluppare, diceva il dottore, proprio questo marchio che già abbiamo e tutelarlo al massimo, visto che c'è tanta contraffazione, tante imitazioni che rubano tutti quanti, rubano mercato che è nostro.
Questo è un modello, tant'è vero, diceva il dottore, anche di collegarlo, di renderlo più attraente e più appetibile, proprio collegandolo ad altre attività, altri punti di forza dell'economia italiana, che sono ad esempio il turismo, o che dovrebbe essere il turismo, se opportunamente sviluppato. Tanto che il fondo regionale, non solo del passato settennio, 2007-2013, ma anche di questo nuovo settennio, 2014-2020, il fondo regionale europeo prevede proprio finanziamenti per modelli innovativi di turismo e collegato al settore agroalimentare. Su questo cosa ci può dire, dottore? Dunque, il turismo legato al settore agroalimentare naturalmente ha come elemento cardine il famoso agriturismo. Agriturismo che lega turismo e agroalimentare. Ora però il discorso qual è? Il turismo è emozione. Emozione, quindi emozionarsi a stare in un posto, in un luogo che è, come dicevamo prima, è irriproducibile. Queste sensazioni vengono ancora di più amplificate e quindi esaltate, ad esempio assaggiando un ottimo Montepulciano d'Abruzzo, assaggiando una bruschetta con l'olio sopra. Sono emozioni che un visitatore può riassaporare dopo mesi, per esempio stando a casa sua in Germania, utilizzando però il nostro prodotto agroalimentare, utilizzando ribevendo un buon Montepulciano vicino nel camino di casa sua, insomma, cioè a fianco al camino, quindi rivivendo emozionalmente quelle sensazioni che è stato dato da un momento turistico. E quindi questa è la connessione, la possibilità di viaggiare in connessione, di tutelare questo famoso marchio Made in Italy che dicevamo in precedenza. Quindi il turismo ad oggi deve essere un qualcosa che non è più limitato alla costa o alla montagna, è promozione del territorio. Promozione del territorio significa artigianato, significa agroalimentare, significa belle spiagge, ottime campi da sci. Quindi questo è l'obiettivo che ci dobbiamo porre come Regione Abruzzo, ma insomma come territorio, è quello di tutelarci e di promuoverci tutti insieme. Questo è quello che penso sarà la sfida dei prossimi anni. Fare gruppo, quindi, fare gruppo tra i vari tipi di attrattiva che abbiamo, quindi da quella turistica, prettamente quindi territoriale, a quella dei prodotti mediterranei che vanno associati. Guarda un po', il polo, ad esempio, Abruzzo Italy, è qualcosa del genere, cioè si è riprodotto già all'interno del polo per promuovere l'internazionalizzazione un'aggregazione di imprese di diversi settori, ma che hanno la finalità comune di essere rappresentati all'estero e di rappresentarsi all'estero. Perfetto. Dottora Briciosa, quindi questo è un modello, quello che è proposto dal dottor Ronchitelli, senza dubbio condivisibile, perché basa tutta la sua forza nel far collaborare al massimo imprese di diversi settori, ma comunque tutte quante col denominatore comune del Made in Italy. E quindi questo è un ottimo modello, fare gruppo fra tutte quelle che rappresentano il Made in Italy e proporsi insieme al pubblico. Al pubblico soprattutto parliamo di straniero, perché parliamo di internazionalizzazione. Ma un conto è vendere, che è un modello di internazionalizzazione, quello di vendere, di esportare, di vendere all'estero, vuoi che sia il turismo, vuoi che sia il turismo meglio ancora associato a prodotti locali. Un conto è addirittura produrre all'estero. All'interno del polo che lei rappresenta, in questo senso, cioè andare proprio con le attività a produrre fuori, che può avere dei vantaggi, come sappiamo, ecco, che cosa, come si sta muovendo e che tipo di idea ha su questo fatto di non esportare semplicemente, ma di andare a produrre fuori? Allora, diciamo che questo è un tema molto delicato, è sempre stato un tema che comunque, come diceva lei all'inizio, diciamo, della puntata, è un tema che ha avuto, diciamo, delle persone
che la pensano in maniera positiva e chi la pensa negativamente. Io mi rilascio un po' a quello che diceva lei, sicuramente può essere interessante per un'azienda che deve espandersi e che comunque vuole invadere nuovi mercati e deve per forza di cosa diciamo andare a produrre in quel mercato utilizzando anche quella manovalanza locale o comunque quel know-how locale o migliorare il know-how con le nostre competenze, ma soprattutto perché bisogna molto confrontarsi con le culture diverse. Quindi questo potrebbe essere un modello legato alla cultura e quindi legato a quello che diciamo lo facciamo bene in Italia, per voi lo facciamo bene anche nel vostro paese. Posso fare un esempio, magari che può essere anche banale, ma magari se pensiamo a un'automobile, se la facciamo in Italia, la possiamo vendere a un mercato che ha un certo diciamo, potere economico, cioè l'acquirente ha un potere economico certo. legato a questo territorio. E se volessimo fare la stessa macchina, andarla a vendere in un mercato, immagino quello serbo, o piuttosto un mercato ancora più, quello diciamo così, nordafricano, dobbiamo comunque riparametrare un po' la situazione. Quindi sarebbe poi difficile portare il prodotto nostro e venderlo bene là. Questo è quello che comunque hanno fatto le multinazionali, che si sono così, diciamo, hanno visto un valore loro di crescita anche poi interno, di ritorno, delocalizzando la produzione, ma non necessariamente chiudendo la produzione locale. Io sono veramente contro quello che è successo in questi ultimi 10 anni, dove multinazionali, ma anche aziende italiane, hanno munto le mucche grasse, che erano lo Stato che finanziava, la regione che finanziava per l'ampliamento, per la ristrutturazione, per qualsiasi altra cosa si voglia, e poi nel momento in cui c'è stata una contrazione del mercato si è spostati in aree dove magari le tasse erano più basse o fiscalmente c'era un vantaggio. Questo, siamo imprenditori, cioè l'azienda è un'impresa, quindi fa un po' quello che vuole, però dovrebbe anche poi il governo, ma anche lo stesso cittadino, chiedere conto di quello che è stato il nostro sacrificio come cittadini, versando più tasse per dare vantaggio anche tra virgolette all'azienda che si era insediata in Italia e che poi di punto in bianco ha preso l'ultimo finanziamento nel 2013 e nel 2014 ha scelto di andarsene perché magari c'era più finanziamento in Bulgaria piuttosto che in Romania, piuttosto che in Cina. Questo sicuramente è da tenere in considerazione. Poi, se esportiamo know-how, allora ci sto. Cioè, sono convinto che il know-how è quello che dobbiamo esportare. Cioè, le nostre competenze, quello che oggi abbiamo noi come bagaglio culturale, diciamo, quello che comunque oggi è la fantasia dell'italiano. Cioè, oggi noi dobbiamo venderci la fantasia. Cioè, non è che gli altri sono meno bravi di noi a fare le cose. Però manca sicuramente quell'elemento di fantasia, diciamo che, come diceva una pubblicità, non mi ricordo di quale radio, quello che per noi è normale, all'estero è eccezionale. E quindi anche questo qua, voglio lanciare anche così un appello a chi ci sta ascoltando, cioè teniamo in considerazione questo, quello che noi facciamo con normalità ogni giorno, per chi viene da fuori, per chi ci guarda da fuori, è un po' il discorso, certo, del dottor Ranchitelli, cioè abbiamo questo marchio che rappresenta, che il marchio non è soltanto un marchio, rappresenta l'italianità, cioè questa creatività, questa fantasia, come diceva giustamente il dottor Labriciosa, quindi è questa che dobbiamo esportare, su questa che dobbiamo far leva. Indubbiamente, condivido la cosa. Per questa sera è tutto. Io vi do appuntamento alla prossima puntata, ma ricordatevi, non andate via, perché c'è la puntata di Exclusivity, la rubrica di economia, in cui cerchiamo di spiegare l'economia in maniera molto semplice. Quindi non perdetela. Alla prossima. Buongiorno amici e benvenuti a questa nuova puntata di Exclusivity, l'economia spiegata in modo semplice. Questa volta entriamo proprio nel vivo degli argomenti di questo mini corso di economia, perché parleremo della teoria keynesiana, che abbiamo già iniziato la scorsa volta, adesso cerchiamo di approfondirla, di capirla davvero meglio. Vi ricordate, la scorsa volta abbiamo visto, facciamo un piccolo riassunto, abbiamo visto che una situazione di una collettività di 5 persone, questo stato che abbiamo chiamato Repubblica Felice, che aveva inizialmente una distribuzione equa della ricchezza, cioè tutti quanti 2 euro, vedete i 5 componenti
abbonamenti tutti quanti con 2 euro, abbiamo visto che in realtà questo tipo di distribuzione della ricchezza era abbastanza difficile da sostenere, perché prima o poi qualcuno avrebbe cercato, per una naturale tendenza umana, di emergere, e quindi si sarebbe creato pian piano una ripartizione della ricchezza diversa, più marcata. Avremmo avuto per esempio quella che vediamo nel cartello, una tipica distribuzione di una civiltà, di una società occidentale, in cui c'è una persona che ha magari un reddito più alto di tutti, che è 3 euro in questo nostro caso, su una ricchezza totale di 10 euro c'è una persona che ha 3 euro, un'altra persona che ha un po' di meno ma è comunque benestante e ha 2 euro rispetto agli altri, è benestante, e poi c'è una parte più povera, diciamo così, della popolazione, che ha 1 euro a testa. Quindi c'è una marcata, diciamo, distribuzione della ricchezza, o meglio concentrazione della ricchezza. C'è una parte minoritaria della popolazione, che generalmente è minoritaria, perché nel momento stesso in cui abbiamo spiegato nelle scorse puntate c'è una distribuzione della ricchezza, c'è anche una concentrazione in una parte minoritaria di popolazione di questa ricchezza, mentre invece quella più povera è necessariamente e matematicamente più numerosa. Ora, come vedete, nel nostro esempio abbiamo 3 persone con 1 euro soltanto a testa, che sono la maggioranza della collettività, e 2 persone che invece sono più ricche e che sono la minoranza della collettività. Questo abbiamo visto che determinava il crearsi di 2 classi politiche e sociali naturali in ogni collettività moderna, occidentale, e cioè un gruppo di conservatori, che sono quelli più ricchi, quei 2 che abbiamo visto nel nostro esempio, più ricchi, che saranno conservatori perché? Perché tendono a voler conservare il loro privilegio, la loro ricchezza, giustamente acquisita. Qui non facciamo appunto commenti sul merito, e diamo per scontato che se la siano meritata quella ricchezza. Ma comunque, una volta meritata, la vogliono conservare. Ci saranno quelli che sono invece rimasti più indietro, i 3 poveri della nostra Repubblica Felice, che invece ovviamente saranno i progressisti della situazione, perché vorranno progredire, vorranno migliorare la loro situazione. Abbiamo visto che questa lotta tra conservatori e progressisti, questa lotta politica in una collettività tra progressisti e conservatori, determina nella loro alternanza, in questa alternanza determina la crescita della nazione. Abbiamo visto anche che c'era un piccolo problemino, e cioè che quando i conservatori, essendo i conservatori in misura minore numericamente rispetto ai progressisti, questi ultimi tendevano a vincere sempre le elezioni, proprio perché in numero maggiore. Abbiamo visto che i conservatori adottavano come tecnica per poter attrarre voti e poter vincere, quindi anche loro, adottavano come tecnica quella di aprirsi al liberalismo, e cioè permettere anche alla parte più povera della popolazione di poter raggiungere il proprio status sociale ed economico, aprendo quindi la possibilità magari di fare impresa o dando delle agevolazioni, e cercando quindi di attrarre in questo modo voti. E così si realizzava l'alternanza fra conservatori e progressisti in questa collettività. Ma vediamo allora che cosa succede però in un momento di crisi, di recessione economica, quando c'è la crisi, la famosa crisi, no, di cui si parla sempre. Vediamo, possiamo avere per esempio una situazione di crisi come quella indicata dal cartello che vi mostriamo. Vedete, a questo punto c'è una situazione in cui diciamo, la popolazione più povera, mettiamo che prima aveva una ricchezza magari di 1,66, di 1,50 di reddito, adesso è scesa a 1, quindi si è molto impoverita, perché magari appunto c'è stata una recessione, hanno perso il lavoro, il reddito è sceso, e quindi si sono impoveriti. In questa situazione di recessione economica come si può uscire? Intanto è chiaro che quando una larga parte della popolazione, come nel nostro esempio, una larga parte della popolazione versa in una situazione di reddito molto basso, addirittura nullo, quindi una recessione, è chiaro che probabilmente vinceranno i progressisti, e cioè coloro che vogliono far recuperare posizioni alla parte più povera della popolazione. Bene, la vittoria dei progressisti determina una applicazione di una politica che abbiamo visto keynesiana, che adesso spiegheremo meglio. La politica keynesiana fondamentalmente consisteva nello spendere meglio, spendere soldi pubblici per cercare di aiutare la parte più povera della popolazione. Abbiamo visto, Antonella, ti ricordi, questa tassazione indicata dal cartello, abbiamo determinato
deciso di applicare questa tassazione, quel cartello se viene mandato in onda, ecco qui. Abbiamo messo, ricordi, una tassazione di 1,50 alla persona più ricca, che aveva 4 euro, una tassazione di 1 euro alla persona un po' meno ricca, ma comunque ricca, che aveva 3 euro, e nessuna tassa ai più poveri, perché volevamo recuperare soldi per finanziare la spesa pubblica. Raccolti questi soldi di 2,50 euro, quindi abbiamo raccolto di questa ricchezza di 10 euro, abbiamo raccolto di tassazione 2,50 euro e li spendiamo. I progressisti decidono di spenderli. Spenderli come? Spenderli in sussidi, in formazione. Ad esempio si dà un sussidio alle persone più povere per potergli nel frattempo permettere di sopravvivere e frequentare ad esempio un corso di formazione che insegnasse loro a costruire sedie, proprio quelle sedie che avevano permesso agli altri ricchi di arricchirsi, appunto. Ma a quel punto, nel fare questo, magari qualcuna delle persone che viene formata grazie a questi corsi pubblici, magari inventa qualche cosa di nuovo, inventa per esempio il tavolo e si mette a costruire tavoli e li vende a quel punto, ma a quel punto avrà un reddito che prima non aveva. E quindi può permettersi di comprare ad esempio delle sedie da quel produttore ricco che già vendeva e costruiva e vendeva sedie. A quel punto però anche il produttore ricco venderà di più, perché c'è un nuovo arricchito che adesso può comprare, che prima non comprava, e quindi diventa più ricco anche il produttore ricco, appunto, che era già ricco prima, diventa ancora più ricco perché vende di più. Vedete, questo meccanismo crea questa catena di reddito che si alza, no? Sempre di più. Chiunque compra cerca sempre di cercare un risparmio, cioè cerca sempre di non spendere tutto il denaro che ha guadagnato. Anche quella persona che è l'ex povero, che grazie ai corsi pubblici, alla formazione, ai sussidi che ha avuto, si è riuscito a inventare un tavolo e a costruirlo e a venderlo e si è arricchito anche lui poi non spenderà tutto il suo reddito, comprerà magari sì una sedia dal produttore più ricco, ma comprerà quella però che costa di meno, per non spendere tutto il suo reddito e risparmiare un pochino. Ma anche quello che era già ricco e adesso si è arricchito ancora di più perché vende di più, comprerà magari sì più beni, più oggetti, più sedie magari belle, però non le comprerà magari spendendo tutto quel nuovo reddito che ha guadagnato, ma magari comprerà a rate per spendere di meno, in modo tale da mettere da parte qualcosa come risparmio, e quindi compra a rate. Scusami Fabrizio, sì. Quindi in questa situazione si vede che il povero si arricchisce, quindi costruisce dei tavoli e li vende e diventa più ricco. Sì. Però anche chi era già ricco, che costruiva sedie, certo, aumenta la sua ricchezza, certo, perché ne vende di più, certo, vende anche al ex povero, diciamo. Certo. Però si vedono anche, cioè, più poveri della popolazione e con questi sussidi si trovano meglio. Quindi veramente una Repubblica felice, saremo tutti quanti benestanti. Allora, teoricamente è così, teoricamente è così. È proprio questo che succede in una Repubblica che funziona, e cioè questo meccanismo di arricchimento di chi prima era povero e che fa arricchire anche di più quelli che già erano ricchi, perché anche loro cominciano a vendere di più perché ci sono nuovi arricchiti che comprano, tutto questo meccanismo crea una crescita collettiva. È proprio questo che dimostrò Keynes. Nel cartello che vediamo scopriamo come è fatto infatti il PIL di una nazione, il famoso PIL, il reddito di una nazione, eccolo qui. Vedete, il reddito di una nazione infatti, che sarebbe il famoso PIL che tutti quanti ormai sentite in continuazione sulla stampa, in televisione, è nient'altro che la somma dei consumi, cioè la gente che compra sedie, tavoli, che abbiamo visto nella nostra Repubblica si compravano sedie e tavoli, no, che venivano costruite, quindi i consumi più gli investimenti, perché chi costruisce quelle sedie e quei tavoli comprerà a sua volta dei martelli, dei chiodi per costruirli. Quindi anche quello è un consumo che fa ricchezza, no? per chi vende quei martelli e quei chiodi. Quindi consumi più investimenti più la spesa del governo, perché abbiamo visto che il governo, per far formare i nostri tre poveri della società e farli quindi cercare di progredire, di arricchirsi, aveva speso dei soldi, aveva tassato e speso dei soldi. E quindi abbiamo alla fine una equazione che in economia si scrive in quel modo lì, Y, che sarebbe un simbolo per dire il PIL, il reddito della nazione, il reddito nazionale, è uguale a C, cioè i consumi, più gli investimenti, più la spesa del governo, la spesa pubblica, G,
la spesa del governo. Nel nostro esempio era 12,50, il totale del reddito è uguale a, per esempio, 8 euro di consumi, 2 euro di investimenti e 2,50 euro di spesa pubblica. Perché 2,50 euro, amici? Perché, se vi ricordate, era proprio le tasse che avevamo messo, imposto alla nostra popolazione, ai ricchi soprattutto, ovviamente, per riuscire ad avere soldi da spendere in formazione e sussidi per i più poveri. Beh, Keynes, o meglio un suo, diciamo, studioso, che era l'economista olandese Avelmo, dimostrò che se la spesa pubblica di una nazione è di, per esempio, 2,50 euro, il reddito totale, l'aumento di reddito di PIL totale, è proprio pari all'aumento della spesa pubblica. Nel nostro esempio eravamo partiti da 10 euro, 2,50 euro di spesa. Il reddito finale alla fine dell'anno sarà 12,50 euro, cioè esattamente l'ammontare della spesa pubblica. Ma questo diceva Keynes? Non proprio. Scopriremo che diceva qualcosa di molto più importante, ma lo vedremo alla prossima puntata. Intanto vi raccomando di scaricare sempre il mio libro sul sito lafeltrinelli.it, digitate Exclusivity di Fabrizio Catullo e potete scaricare il libro. Noi ci vediamo alla prossima con I misteri di Keynes.